Buongiorno. La memoria è una cosa fondamentale anche perché siamo l'ultima generazione che ha sentito le testimonianze direttamente da chi ha subito gli orrori della Seconda Guerra Mondiale. E penso che per le future generazioni sarà sempre più difficile avere, la sensazione diretta di chi racconta. E io ho avuto la fortuna, in un certo senso, di sentire da testimoni e vittime dirette delle leggi razziali e dall'oppressione in Francia. E, sono due storie, una della mia prozia ebrea tedesca, che è stata fermata dalla polizia francese e che è riuscita a scappare a un destino che era quello di essere mandata ad Auschwitz e me l'ha raccontato quando ero bambino, mi ha fatto vedere i documenti transfert du camp de Drancy a Auschwitz-Birkenau e quindi ho visto i documenti, mi ha raccontato e mi ha raccontato anche come questo poliziotto francese l'ha salvato facendo uscire lei dal suo ufficio nella prigione du Cherche Midi a Parigi. E questa è una prima testimonianza ed è una cosa che per un bambino, quando ero io bambino, è stato fondamentale perché un conto è vedere documentari, un conto è avere tua prozia che ti racconta queste cose. E poi un'altra cosa abbastanza incredibile, la storia di mia bisnonna, che anche lei è stata fermata dalla Gestapo e mandata in questa stessa prigione del Cherche Midi a Parigi, che tuttora non esiste come prigione, ma come posto, come via, Rue du Cherche Midi, famosissima. E lei fermata perché lavorava insieme a suo figlio per la resistenza e mandava documenti. E è stata fermata e è stata anche lei fortunatissima. E quindi in questo momento non posso non pensare a chi ha fatto uscire mia prozia e mia nonna, mia bisnonna da questa prigione che era l'anticamera della deportazione. E può essere la stessa persona, lo stesso ufficiale. Probabilmente sì, era un poliziotto francese, perché ricordiamo che la deportazione degli ebrei e da tanti partigiani resistenti è stata fatta stessa dalle autorità francesi. Però in questo caso è stato un doppio miracolo e quindi volevo citare i nomi di mia prozia Paola Kissin e di mia bisnonna Maria Bion. E avrei voluto anche citare il nome delle due persone o dell'unica persona, chi lo sa, che le ha salvate. Ecco.